Domani è l'Overshoot Day, sempre più in anticipo, avremo esaurito le risorse di un anno della terra. In Amazzonia continua l'attacco alle foreste, ogni minuto distrutta un'area come due campi di calcio. E domani sarà l'Overshoot Day, cioè il giorno del sovrasfruttamento, ovvero il giorno in cui avremo già utilizzato tutte le risorse naturali che la terra può rigenerare nell'intero 2019. Sentiamo Luciana Parisi. L'umanità è una famiglia che vive a credito da molti anni, una famiglia di cicale e non di formiche, che mette a rischio la propria futura sussistenza. Già a partire da domani, 29 luglio, la nostra specie avrà utilizzato le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno, con le conseguenze che conosciamo: siccità, desertificazione, fenomeni atmosferici estremi, impoverimento delle biodiversità e del pescato, in particolare nel Mediterraneo. L'Overshoot Day, cioè il giorno del sovrasfruttamento, viene calcolato dal Global Footprint Network, un'associazione senza fini di lucro che dagli anni 70 ha preso a registrare la nostra impronta ecologica. Dal dicembre del 71 la tendenza è sempre negativa. Oggi si calcola che usiamo risorse pari a 1,7 volte la capacità rigenerativa della Terra. Il nostro paese ha raggiunto la soglia critica già il 15 maggio scorso. C'è ancora tempo per cambiare. Per esempio, dimezzando le emissioni di CO2, porteremo indietro di 93 giorni le lancette. Se invece andremo avanti così, nel 2050 consumeremo il doppio di quanto il pianeta produce. Ci vorrebbe, cioè, un'altra Terra. Continua l'attacco all'Amazzonia portato avanti dal governo brasiliano. Gli ultimi dati sono davvero drammatici, come ci dice Tindara Caccetta. Sono immagini molto rare. Lui appartiene agli Awaguayá, una delle ultime tribù nomadi dell'Amazzonia che rischia di scomparire, perché il sacco del polmone verde del pianeta è ripartito. Ogni minuto si taglia l'equivalente di due campi da calcio per far posto a latifondi di soia e miniere. Tutto falso, si difende il presidente del Brasile Bolsonaro. L'Amazzonia è nostra, gli stranieri vogliono mantenere le popolazioni locali lontane dalla modernità. Alla pratica, falta di arboli. Senza alberi si intensificano i cambiamenti climatici e le conseguenze sulla popolazione sono già evidenti, spiega Tania Moore, coordinatrice del programma per lo sviluppo sostenibile dell'America Centrale. È in atto un esodo rurale con gravi conseguenze per l'approvvigionamento di acqua e cibo. Ma c'è anche chi, proprio mantenendo e tutelando la foresta, cerca la via per lo sviluppo. È la Costa Rica, il paese più felice del mondo, saldamente in testa all'Happy Planet Index. Dalla creazione dello parco nazionale. Dagli anni 90 la politica è cambiata, abbiamo creato parchi naturali e tutelato le zone più selvagge, spiega Jorge Mario Rodriguez del National Forest Fund. Oggi più della metà del territorio è ricoperto da boschi e tutti gli investimenti puntano sulla sostenibilità ambientale. Prossimo traguardo: diventare il primo paese al mondo decarbonizzato.